stato un estremista, quindi odio i padroni. Non è vero. Cioè, per me ha contato molto quei 2 anni che ho passato ad Olivetti. Cioè, immaginate uno a 25 anni, si trova catapultato in un ufficio che gestiva allora così le linee di pubblicità, di advertising che erano egemoni in Europa, c'eravamo i maestri della pubblicità in Europa, insomma, del design e così via. E si trova a farlo per di più per un settore dell'azienda che è nato da poco, il settore dell'elettronica. Quindi mi trovo improvvisamente a contatto con questa innovazione, insomma, con una rivoluzione, prima volta che sono informatico. Io sono stato uno dei primi copywriter dei calcolatori elettronici. E i miei colleghi si chiamano Franco Fortini, uno dei maggiori scrittori e poeti italiani, Giovanni Giudici, anche quello uno dei maggiori poeti italiani, che mi trattano come uno di loro, insomma. Io stavo al piano di sopra, Giudici al piano di sotto, durante l'intervallo di pranzo, che durava una vita, un'ora e mezza, scendevo, lui stava scrivendo le poesie, mi diceva, dai, sediti lì. Io in realtà lo scendevo perché facevo la corte a una ragazza, insomma, però questa qui sapeva che arrivava, scappava subito, lui mi diceva, va bene, qua che leggo le mie poesie. Vivevo nel laboratorio di un poeta, sostanzialmente. Un'esperienza del genere, di un'azienda dove non dovevamo timbrare le cartelline, dove c'era un rispetto, una collaborazione tra colleghi, assolutamente incredibile. Un'azienda che ti insegnava innanzitutto come era fatta. Cioè, io ho visitato tutte le fabbriche Olivetti per vedere come venivano prodotti i singoli pezzi. Mi ricordo uno dei ricordi più veramente straordinari, dove venivano prodotti i circuiti stampati, quelli che poi sono diventati i microchips. Nei calcolatori, i primi calcolatori mainframe, il circuito stampato aveva esattamente la dimensione di un cartellino postale. Su questa superficie le operaie dovevano effettuare 78 microsaldature. Le postazioni di lavoro erano fatte in questo modo. Dunque l'operaia seguiva dei comandi tramite degli auricolari che venivano dati per ottimizzare il percorso della sua mano mentre effettuava queste 78. L'ottimizzazione veniva fatta secondo il metodo PERT, il metodo di ottimizzazione. C'aveva vicino un aspiratore che toglieva i fumi e questi comandi che gli venivano dati da una cassetta, lei poteva azionare la velocità della cassetta registrata mediante un pedale. Immaginate questo tipo di posto di lavoro cos'era. Perché era stato fatto lì, in quella zona? Perché in quella zona Adriano Olivetti aveva saputo che le donne da sempre erano delle maestre nel merletto, e sapevano quindi lavorare, diciamo, su superfici minime. Era convinto che questo avesse creato una specie di DNA e aveva deciso di impiantare a Caluso questa fabbrica. Quindi assieme a queste io le ho visitate tutte, quindi ho imparato moltissimo. Poi ho visitato tutte le aziende dove noi installavamo i calcolatori, quindi mi ricordo la siderurgia di Cogne, Marzotto, eccetera. Quindi mi sono fatto una cultura, se vogliamo, di... Ora mi domando, oggi come oggi, un giovane primo assunto che entra in un'azienda ha questo tipo di formazione? Cioè investono le aziende in questo modo nei giovani? In quei 2 anni io ho imparato, non so quanto ho imparato, ma certamente mi sono fatto un'esperienza assolutamente strepitosa, straordinaria, insomma. Dopodiché, appunto, io non riuscivo ad arrivare a 9 in ufficio e questi mi dicevano, guarda, lei non timbra il cartellino, però almeno arriva alle 9, insomma. Io non ce la facevo e alla fine ho detto, sa cosa gli diciamo? Allora, lei adesso va a fare un corso per programmatore, anzi per commerciale. E mi sono trovato lì a fare un corso che chiaramente non sarei mai stato capace di superare. E ho detto, vabbè ragazzi, vi saluto, io me ne vado. Loro mi hanno trattato benissimo, ma mi è rimasto questo ricordo di un'azienda dove l'uomo viene rispettato in una maniera straordinaria. Quando sento raccontare, non so, le aziende moderne, per esempio, oggi c'è una forte competitività tra i colleghi, che anzi vengono messi in competizione, e ricordo invece la collaborazione straordinaria che questo ragazzino appena arrivato aveva avuto, è chiaro che questa cosa mi è rimasta impressa. E quindi è chiaro che sono un po' deformato nel giudicare sulla base di quella... Ma Olivetti è stato cacciato da Confindustria,
le aziende di Confindustria hanno addirittura fatto una campagna per boicottare i prodotti Olivetti. Però questa azienda qua è riuscita a fare gli uomini che hanno inventato il primo personal computer della storia. E l'Italia, come dire, ha avuto un momento glorioso. Dopodiché, quando Olivetti muore, sicuramente ha fatto molti errori, eccetera, entra la FIA nel consiglio di amministrazione, Valletta, che fa il rappresentante, la prima cosa dice: dobbiamo tagliare quel bubone dell'elettronica. Ora, parlando poi anche con quelli che sono stati protagonisti di questa vicenda, in particolare con Serino Pioli, Serino Pioli era il direttore commerciale della Olivetti Elettronica, è stato quello che ha inventato il venture capital in Italia, così via, no? Lui dice: comunque l'Italia non aveva i capitali necessari a mettere in produzione, può darsi, però molti altri analisti, molti altri, compresi appunto queste persone, i docenti che hanno ricostruito la storia dell'industria italiana in quel periodo, dicono che l'Italia non ha voluto fare, cioè il capitalismo italiano non se l'è sentita di rischiare, e qualcuno avanza l'ipotesi non l'ha fatto per non dare fastidio agli americani, quindi c'è stato non lo so. Però ecco, ripeto, questa è stata un'esperienza importante. Dopodiché io me ne vado anche perché ero in quel periodo, dicevo, non dico che voglio fare la rivoluzione, non ci ho mai creduto, però insomma mi ero impegnato politicamente in questi sistemi, in questi gruppi molto radicali, e quindi passo tutto il periodo 67-68 eccetera in mezzo a questa, ai movimenti, eccetera. E lì imparo una seconda cosa, cioè il modo in cui venivano la condizione operaria in quegli anni. E quando si dice, anche questo è una cosa da sfatare, che come dire, c'è stata un'esagerazione, una violenza operaia che ha aggredito il capitalismo in maniera... Insomma, le condizioni operaie erano una condizione pesante, veramente umilianti. Cioè, moltissime aziende, cioè, era il problema quello di andare in gabinetto, insomma, un grosso problema. E queste cose però le avevo viste io quando c'era... Mi ricordo quando sono andato alla Marzotto, sono stato 20 giorni dentro la Marzotto come impiegato Olivetti, quindi avevo il diritto di girare dappertutto. All'uscita del personale c'era un signore, un guardione, che stava su una specie di pulpito, no, mi ricordo, con questo grande mantello come un carabiniere. Gli operai uscendo lo guardavano negli occhi, perché lui faceva dei movimenti assolutamente impercettibili. Così voleva dire che quello a cui faceva segno doveva andare nel gabbiotto a farsi perquisire. Ti assicuro, insomma, che era un certo... faceva impressione questa roba. E quando si capisce, quando nel 68 c'è stata la rivolta e hanno rovesciato il monumento a Marzotto, insomma, che c'era qualche... più una serie di altre cose sul piano sessuale, insomma, che adesso è inutile che le racconto. Ma insomma, c'era una condizione umiliante per le fabbriche. In alcune fabbriche elettromeccaniche, degli elettrodomestici, i bagni venivano messi al centro del reparto, in alto, in modo che tu vedevi quando quello saliva le scale, e magari era abbastanza trasparente la parete, lo vedevi seduto, insomma. Cioè, queste cose qua, capisci? Cioè, sono cose assurde, cioè, non, come dire, perché devi umiliare le persone? Quindi se capisce la rabbia di questa gente, che a un certo punto ha detto: beh, abbiamo il coraggio, la forza di ribellarsi, e da qui è andata e naturalmente ha scavalcato anche il lecito, e è venuto quello che è venuto, insomma. Cioè, anche la storia della lotta armata in Italia, insomma, si spiega in parte anche con questo, vuol dire, momento iniziale di rabbia contro delle condizioni di lavoro. Se poi dopo noi seguiamo la cosa, io sto lavorando adesso su tutti i giornali fabbrica di quell'epoca, e si dice: gli operai volevano sempre qualcosa di più, non erano mai contenti. Ma signore, andiamo a vedere. Nel 50-60% dei casi, quando si firmava un accordo, l'accordo non veniva applicato. E quindi tu dovevi superare per far applicare l'accordo. Posso intrattenervi per un'ora su episodi specifici. Le condizioni di lavoro, le condizioni degli impianti. 3-4 anni dopo l'autunno caldo, tutti gli impianti erano rimasti tra i quali, stesso livello di nocività, stesso livello di... Eppure c'erano state una serie di proposte a quel punto lì, fatte sia dai comitati di fabbrica, consigli di fabbrica, che soprattutto da molti intellettuali, docenti universitari, eccetera, sul miglioramento di questi impianti, che non venivano accettate. E quindi quando Trentin scrive, no, Bruno Trentin, lo conobbi, pensate un po', ho conosciuto Bruno Trentin, questo grande sindacalista, nell'istituto dei Toni Negri a Padova. Cioè, dopo finito l'autunno caldo, quando, diciamo, si hanno chiuso finalmente la trattativa, non mi ricordo se prima o dopo il 12 dicembre,
Toni Negri, che allora dirigeva l'Istituto di Scienze Politiche e di Dottrina dello Stato, decide di invitare Bruno Trentin e Pier Carniti a una discussione con dei ricercatori. Mi ricordo che arriva Trentin, siamo stati 4 ore con lui a chiacchierare, e appunto lui stesso, no, poi l'avrebbe ribadito, diceva: cioè, noi presentiamo delle proposte anche di miglioramento, cioè, non vengono accettate, non c'è neanche da discutere. Sono disposti a tirare fuori qualche soldo, ma ad accettare un dialogo a pari, diciamo, tra chi propone dei miglioramenti e chi da questi miglioramenti potrebbe trarre un vantaggio, non solo per te, non c'è. E questo è tutto il periodo. Hanno parlato con tantissimi sindacalisti di Morese, sindacalisti della CISL, della CGIL. Questa, come dire, questa tenace rifiuto di provare a tentare una strada diversa, insomma, ti dà la misura della, come dire, dell'ottusità di un certo padronato. E là dove c'erano alcuni elementi, pensate al piano Pirelli, di Leopoldo Pirelli, di innovazione, sono stati subito bruciati ed eliminati da Confindustria. E poi dopo è iniziata dal 75-76 in poi la fase del cosiddetto suicidio capitalistico. Ah, non abbiamo mandato a monte la nostra chimica, tanto per dire, per fare abbiamo mandato a monte la petrolchimica, l'industrializzazione del Mezzogiorno è venuta in un certo periodo, Cefis, vi ricordate tutte quelle cose, insomma. Quindi c'è stato un periodo quasi anche di cupio di soldi, come lo chiamo io, del capitalismo italiano. Quindi questa storia qui, che invece oggi viene raccontata come un decennio in cui la classe operaria, come dire, ha superato i limiti, no? E ha usato la violenza, ha prevaricato, ha picchiato i capi, eccetera. Ci sono stati sicuramente un sacco di episodi di violenza assolutamente assurdi che sono stati controproducenti, però l'insieme di questa storia non può essere raccontata come un momento di prevaricazione della classe operaia nei confronti del padronato. È un momento di dimostrazione per l'ennesima volta che appunto il padronato italiano non ha questo coraggio appunto di innovare, questa difficoltà enorme all'innovazione. E là dove questi alcuni episodi di innovazione ci sono stati, purtroppo sono stati rapidamente, come dire, chiusi. Quanto poi come si è conclusa la vicenda, qui chiudo, la famosa marcia dei 40.000, un giorno ho avuto l'occasione di parlare con uno degli uomini che erano più vicini a Carlo Azeglio Ciampi, allora governatore della Banca d'Italia, che mi ha detto: sai, nell'estate del 1980 Agnelli è venuto da Ciampi e gli ha chiesto la svalutazione della lira. Ciampi si è rifiutato e gli ha fatto partire la marcia dei 40.000. Ora, io gli ho chiesto anche se potevo pubblicare questa cosa, eccetera, non è certamente una storia, insomma. Come dire, ricostruendo la storia del padronato italiano, purtroppo dobbiamo dire che gran parte delle deficienze che oggi riscontriamo nel sistema industriale italiano ricadono indietro per tempo, cioè gli innovatori, quelli che hanno il coraggio di fare quell'innovazione, purtroppo o vengono ostacolati o vengono, come dire, sicuramente non vengono favoriti. Tu mi avevi chiesto un'altra cosa alla fine, scusami. Sì. No, per dirti appunto da come mi viene un po' questa l'esperienza Olivetti, mi ha molto segnato. Una cosa è fare l'esperienza Olivetti all'interno delle macchine da calcolo, le macchine da scrivere, altra cosa era farla all'interno dell'informatica, all'interno, perché lì vedevi la nascita, insomma, di questo straordinario strumento di gestione, no? Allora i calcolatori Olivetti non è che funzionavano molto, insomma. Però insomma, il fatto che noi, quel gruppo di persone, con quella formazione, siano stati quelli che hanno progettato e inventato il personal computer, questo nella storia rimane un fatto incontrovertibile. Credo che l'Italia deve essere fiera di questo. Aggiungo una cosa molto divertente: se voi andate su YouTube trovate un'intervista con Serino Piol, che vi dicevo appunto è stato il direttore. E Serino Piol poi ha lavorato con Carlo Benedetti e ha continuato a lavorare. Lui racconta un giorno come un giorno è arrivato Steve Jobs a Ivrea. Avevano qualcosa in comune ancora, se dovevano fare delle cose. E Steve Jobs arriva, incominciano la riunione e dopo 5 minuti dice: ma dov'è Mario Bellini? Dice: Mario Bellini è un designer, ce lo stanno discutendo di hardware. Dico: ah, adesso a me non interessa niente, voglio conoscere Bellini. E allora adesso vado, si è alzato, è andato a Milano a conoscere il designer, nel senso che per lui l'Olivetti era designer.
no? Non era tecnologia, eccetera, così. E anche questo è stato, mi ricordo, un elemento assolutamente fondamentale, insomma, l'importanza del design nella costruzione della macchina, l'importanza del design, l'eleganza della linea, nella comunicazione verso il cliente, eccetera. Era veramente tutto una, come dire, linea di cultura di altissimo livello. Insomma, se ricordiamo gli uomini che hanno lavorato con Olivetti, sono dei personaggi straordinari. Ne cito uno, Michele Ranchetti. Michele Ranchetti, che è stato uno dei più grandi intellettuali italiani, è tra l'altro un uomo di chiesa, è stato uno degli uomini più importanti, fondatore della rivista trimestrale, eccetera. Poeta, vinse il premio Viareggio, pittore, musicista, compositore, storico della chiesa, teologo, ed è stato quello che ha fatto l'edizione italiana di Freud, ha lanciato la linea editoriale del Bollati Boringhieri, ha lasciato la linea editoriale della Delphi. Cioè, un uomo assolutamente strepitoso, e io devo a quest'uomo il fatto che ho pubblicato il mio primo libro, ed è stato l'uomo che mi ha, come dire, cioè, durante la mia vita mi ha accompagnato, insomma, no? E lui è stato segretario della Grande Vecchia anche. E quindi capisci, cioè, ti muovevi in questo ambiente di un livello culturale assolutamente straordinario, e ti fa venire la voglia di confrontarti invece di mettere a confronto invece con situazioni diverse. Quindi anche qui quello che scrivo deriva molto dalla mia esperienza personale, insomma, che ho avuto un'enorme fortuna nel fare, perché devo dire, se qualcosa nella mia vita, ho avuto sempre fortuna di incontrare delle gente assolutamente strepitosa. Ma pensate all'innovazione editoriale, cioè, io sono stato tra i primi a lavorare con la casa editrice Feltrinelli, che al suo tempo era una delle case editrici più innovative anche nella grafica di Albert Steiner e così via. Quindi questo fatto qua di aver assistito, partecipato al lavoro e all'opera di o industriali o comunque manager, capitalisti, padroni, eccetera, di grandissime vedute, indubbiamente ha un po' forse anche deformato la mia visione.